Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Omicidio in discoteca, balestrate, indagati altri 5 giovani che hanno partecipato alla rissa. Sarà l'autopsia a fare luce sulla dinamica della morte del ventenne. La Lega chiede l'invio dell'esercito a Palermo. Uccisa dal marito a Palagonia nel 2007. Piero Manduca ha adottato i 3 figli e ha ottenuto risarcimento per loro dopo una lunga battaglia legale. Un anno fa la cattura di Matteo Messina Denaro, accertato dagli investigatori che il boss è rimasto indisturbato a Campobello di Mazara fin dal 1996. Operazione alto impatto tra Gela e Niscemi, controlli a tappeto della polizia, 1000 identificati, 3 aziende sospese, sanzioni per la mancata sicurezza nel lavoro e allevamenti abusivi. Teatro e musica per i ragazzi, nell'ennese il progetto del cantautore Mario Incudine per fare di Cerami un polo di attrazione per i giovani. Calcio il Catania fra campo e mercato, i rossoazzurri provano a sfoltire l'organico e puntano a nuovi innesti. Il Messina si gode la vittoria di Caserta che porta i giallorossi fuori dalla zona play-out. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con l'omicidio di Balestrate. Si attende l'autopsia per capire come è stato ucciso Francesco Bacchi. Intanto le immagini delle telecamere di videosorveglianza aiutano gli inquirenti nella ricostruzione della dinamica. L'avvocato dell'unico fermato dice che il suo assistito non si è accanito sulla vittima. Marco Gullà. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Palermo a stabilire le cause della morte di Francesco Bacchi, ucciso a balestrate all'esterno della discoteca Medusa dopo una rissa. I medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico dovranno stabilire se Bacchi sia morto per avere battuto la testa a terra durante la colluttazione con un coetaneo oppure per i calci ricevuti mentre era sul selciato. Calci che ha sferrato Andrea Cangemi, il giovane di 20 anni, stato di fermo per il delitto del giovane Bacchi. Sia su Bacchi che su Cangemi saranno eseguiti gli esami tossicologici. Intanto il legale del fermato fa muro e dice: il mio assistito non si accanisce sul giovane che era caduto a terra, anzi dopo essersi difeso e aver sferrato 2 calci va via. Il fulcro, diciamo, del reato e del processo è stato filmato da queste telecamere. E cosa vediamo noi da queste telecamere? Vediamo il Cangemi che viene un po' sballottato da un gruppo di 7-8 persone a lui sconosciute. Poi improvvisamente arriva il Bacchi che colpisce il Cangemi con 2 schiaffi e forse anche un pugno. Il Cangemi che reagisce con un calcio distinto, uno spintone a un calcio. Bacchi che cade, si rialza per andare verso il Cangemi e prima ancora che si riuscisse a andare verso il Cangemi viene colpito dal Cangemi. Dopodiché Bacchi resta a terra, Cangemi pensa che tutto sia finito e se ne va. Per la rissa scoppiata per futili motivi ci sono altri 5 indagati, di cui 2 minori. I carabinieri della compagnia di Partenico stanno proseguendo con le indagini per dare un nome a tutti i giovani che hanno preso parte alla lite. Le immagini da sole non chiarirebbero chi avrebbe appunto preso parte al pestaggio di Bacchi. L'esercito, dopo l'ennesimo episodio di violenza a Palermo, il partito del ministro Salvini auspica tolleranza zero. Lorena Dolci. Esercito e tolleranza zero. Dopo l'ennesima rissa col morto, ultimo episodio di violenza che insanguina le strade di Palermo e sobborghi, anche la Lega chiede il pugno duro per voce del commissario siciliano, l'eurodeputata Tardino. Omicidi, violenze di gruppo, risse, furti, violenze sugli animali. Credo che si tratta di un'escalation a cui bisogna dire basta. Invochiamo l'aiuto da parte dell'esercito che possa cooperare con le nostre forze dell'ordine. Il messaggio che deve passare dalla politica e dalle istituzioni deve essere chiaro. Tolleranza zero nei confronti dei criminali. Già qualche settimana fa, dopo la sparatoria in via La Lumia, il sindaco La Galla aveva reso noto di avere chiesto l'esercito, ma che il governo nazionale non aveva accolto la richiesta, disponendo solo un piccolo contingente nell'area della stazione. Secondo il governo, riferiva il sindaco, la microdelinquenza a Palermo è molto inferiore rispetto a quella di altre città metropolitane. Statistiche a parte, una posizione sempre più difficile da sostenere alla luce dei nuovi fatti. Il pressing adesso arriva anche dal partito del ministro Salvini.
La procura di Palermo indaga sulla morte di Fauzia Islam, la studentessa di 17 anni di origini bengalesi trovata morta in mare da un peschereccio a 17 km dalla costa palermitana. Fauzia era scomparsa martedì, i suoi effetti personali, un giubbotto e lo zaino erano stati trovati sugli scogli del quartiere Vergine Maria. Secondo i primi accertamenti, la giovane che frequentava il liceo linguistico si sarebbe suicidata, ma non sono chiari i motivi del gesto. Da qui l'indagine per istigazione al suicidio. L'ultimo femminicidio, quello di Esther Palmieri in Trentino, riporta alla memoria la storia di Marianna Manduca, uccisa dal marito a Palagonia nel 2007. A TG Sicilia, il cugino che ha adottato i tre figli della vittima ha ottenuto un risarcimento dopo una lunga battaglia legale. Il servizio. Esther Palmieri, come dalle notizie di cronaca, ha le stesse analogie di Marianna, l'unica differenza che c'era è che Esther non ha avuto il tempo di denunciare l'ex marito. Marianna ne aveva fatte 12 denunce, se vi ricordate bene, e tutte seguite da referti ospedalieri. 12 denunce rimaste nei cassetti della procura. Marianna fu uccisa dal marito a Palagonia, in provincia di Catania. Era il 2007, non c'erano né il codice rosso né la legge contro lo stalking. I tre orfani, tre bimbi di 3, 5 e 6 anni, vengono affidati al cugino Carmelo, che li accoglie nella sua casa di Senigallia insieme ai suoi tre figli. Con un totale di 6 maschietti a carico comincia una battaglia legale. Ottiene per la prima volta la condanna dei magistrati per non avere protetto Marianna. Sentenza poi clamorosamente ribaltata in appello, con la richiesta di restituire il risarcimento ottenuto e la seguente motivazione: l'uomo era così determinato che i giudici non avrebbero potuto impedire il delitto. E la resa dello Stato è quindi dire chiaramente alle donne: non denunciate, perché tanto comunque non c'è nessuno che vi aiuta. Questo era il problema fondamentale e io non potevo stare fermo a far finta di niente. La vicenda si risolve poi a loro favore in Cassazione sotto una forte pressione mediatica. Ai figli di Marianna, che oggi hanno tra i 20 e i 22 anni, potrebbe applicarsi la legge varata dalla Regione Siciliana sull'assunzione dei figli di vittime di femminicidio. A noi, o meglio ai miei figli, non credo che possa interessare ritornare indietro in Sicilia e forse anche rivivere quello che è stato il loro passato. Loro ormai sono radicati a Senigallia, ma non solo, comunque stanno studiando e stanno facendo una vita lassù, non penso proprio che siano interessati a venire qua giù in Sicilia. La storia di questa famiglia allargata è stata raccontata nella fiction di successo I nostri figli, interpretata da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, una storia che purtroppo continua a ripetersi. Non c'è nessuno che ti insegna come farlo, lì deve essere qualcosa di innato dentro. Nel nostro caso è stata una scelta presa dal cuore, quindi molto istintivamente, non c'è stato un ragionamento dietro, facciamo così perché è così che poi funziona, no. L'abbiamo fatto in maniera molto istintiva, devo dire che ha funzionato, ma semplicemente perché noi siamo sempre stati innamorati dei nostri figli. Dopo 24 anni di minacce e botte subite, anche quando era incinta davanti ai figli minorenni, ha denunciato l'ex marito ai carabinieri. Per l'uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con l'applicazione del braccialetto elettronico. Gli abusi sarebbero cominciati sin dall'inizio del matrimonio, quando l'uomo avrebbe tentato di strangolare la moglie. A un anno dalla cattura di Matteo Messina Denaro, gli investigatori continuano ad analizzare i pizzini trovati. La vera fonte di informazione e spunto di indagine. In un suo diario il boss ironizzava sul suo identikit realizzato dagli inquirenti, che secondo lui non gli somigliava per niente, e si scoprì inoltre come Campobello di Mazara sia stato il Buon Retiro del latitante sin dal 1996. Ci racconta tutto Laura Spanò. Ad un anno dalla cattura di Matteo Messina Denaro emergono nuovi particolari che hanno un sapore amaro, a cominciare dal fatto che Campobello di Mazara fin dal 1996 sarebbe stato il Buon Retiro del boss ricercato dal giugno 93. Da qui poi, con la compiacenza di un numero impressionante di favoreggiatori, si sarebbe spostato in tutto il mondo continuando i suoi affari illeciti, e chissà quante sono state le persone che lo hanno protetto dal lungo assedio delle forze dell'ordine. Non si contano le operazioni antimafia, i blitz messa a segno
bagno su Campobello e Castelvetrano e lui intanto si prendeva a gioco e ironizzava anche sulle foto fatte realizzare dagli inquirenti che lo cercavano, foto che nulla avevano a che vedere con il suo vero volto, come lui stesso scriveva nei suoi diari rinvenuti nell'ultimo covo di via San Vito a Campobello di Mazzara, foto che lo facevano sembrare un vecchio di 85 anni, scriveva Matteo Messina Denaro. Il boss annotava ogni cosa, anche di aver incontrato nel 2006 la figlia Lorenza e la madre di questa, Francesca Lagna, e di come nessuna delle due lo avesse riconosciuto. Con Lorenza poi si sarebbe incontrato ad aprile scorso, un incontro voluto dalla giovane, padre e figlia si sono visti nel carcere dell'Aquila, dove il boss era stato nel frattempo rinchiuso. Gli investigatori ancora indagano sul boss, la mole di documenti e pizzini rinvenuti sono un patrimonio inimmaginabile. Mentre continua la caccia ai favoreggiatori che hanno coperto la trentennale latitanza, si cerca anche il tesoro ed una pista riporta ancora in Svizzera. Dopo la sua cattura, la Procura di Palermo a settembre scorso ha riaperto la rogatoria di ricerca dei capitali nella Repubblica Federale Svizzera, rogatoria che già aveva portato nel 2015-2016 i magistrati della Procura Federale a perquisire società finanziarie, istituti di credito ticinesi e a sentire persone che erano in affari con Domenico Scimonelli, imprenditore di Partanna, fedelissimo di Messina Denaro. Oggi del boss morto a settembre scorso rimangono gli scritti, le immagini del suo arresto a Palermo e quella breve frase con la quale conferma l'investigatore di essere Messina Denaro. Come ti chiami? L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. La polizia di Catania ha scoperto nel quartiere San Cristoforo una stalla abusiva, sequestrati 4 cavalli in pessime condizioni igieniche, sanitarie e senza microchip. All'interno della stalla, state vedendo le immagini, trovati farmaci dopanti che venivano utilizzati sui cavalli per le corse clandestine. Denunciato per maltrattamenti di animale, un quarantenne pluripregiudicato. E dopo il cane bruciato vivo a Palermo e quello impiccato in strada a Rosolini, un cucciolo di 3 mesi è stato avvelenato a Sciacca, in provincia di Agrigento. Soccorso dal servizio veterinario, il cane è morto dopo le atroci sofferenze e sembra che abbia ingerito un lumachicida, un veleno letale. E il Partito Animalista Italiano ha depositato una denuncia in procura. Dal caporalato nelle campagne alle corse clandestine, dallo spaccio di droga alla detenzione di armi, ma anche irregolarità nel settore delle onoranze funebri e nelle ambulanze. Più di 1000 le persone identificate tra Gela e Niscemi nell'operazione della squadra mobile di Agrigento. Alto impatto. Desire Ferlito. Dal caporalato nelle campagne alle corse clandestine, dallo spaccio di droga alla detenzione di armi, ma anche irregolarità nel settore delle onoranze funebri e nelle ambulanze. Sono state oltre 1000 le persone identificate durante i controlli a tappeto della polizia a Gela e Niscemi. È il bilancio dell'operazione Alto Impatto della questura di Caltanissetta. 5 le aziende agricole perlustrate, 3 delle quali sono state sospese. Diverse le violazioni riscontrate sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre 25.000 euro le sanzioni contestate. 3 le stalle per l'allevamento di cavalli controllate a Niscemi con la denuncia di altrettante persone. Gli animali venivano allevati in locali abusivi del tutto sconosciuti ai veterinari. Si indaga anche sull'ipotesi di un giro di scommesse clandestine. 18 le perquisizioni alla ricerca di armi e materiale esplodente, 2 denunciati per detenzione illegale. Una parte delle attività di controllo è stata dedicata al settore delle onoranze funebri, contestate sanzioni amministrative per migliaia di euro nei confronti dei titolari di alcune agenzie per violazioni delle leggi sanitarie sull'edilizia. Sono state avviate le procedure per la revoca di 4 licenze. Sono state contestate 95 infrazioni al codice della strada, 67 i posti di controllo effettuati e 55 le attività commerciali sottoposte a controllo. A Catania, nuovo rinvio per la ripresa delle lezioni all'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati di Librino, vandalizzato e dato alle fiamme durante le vacanze di Natale. Il ritardo sarebbe legato ad alcuni intoppi sulle operazioni di bonifica e di sanificazione del plesso di Viale San Teodoro 2. Intanto gli alunni proseguono con la didattica a distanza, già sperimentata durante il lockdown per l'emergenza Covid. Le lezioni in presenza dovrebbero riprendere mercoledì mattina.
alberi secolari abbattuti ad Agrigento per la costruzione di una scuola nella Villa del Sole. Non c'erano le necessarie autorizzazioni e la sovrintendenza blocca i lavori. A sollevare il caso gli ambientalisti e i cittadini che ora chiedono l'intervento della Procura. Davide Sardo. La soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici di Agrigento, dopo alcuni esposti presentati dal dirigente del Codacons, Giuseppe Di Rosa, ha sospeso i lavori di costruzione di un asilo e scuola materna alla Villa del Sole di Agrigento perché non autorizzati. Ciò purtroppo è avvenuto quando già ampia parte del rinomato e storico patrimonio verde della villa, tra alberi e piante, è stato abbattuto e rimosso, sollevando sconforto e indignazione tra tanti. Il comune di Agrigento e l'impresa non hanno mai chiesto e ottenuto il nulla osta al progetto esecutivo, così come invece è obbligo di legge per tutti i lavori pubblici, denuncia il Codacons, che ha presentato degli esposti alla Procura della Repubblica di Agrigento e ai Carabinieri del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico. Abbiamo chiesto alla Procura di agire assieme a tutte le altre associazioni. Chiederemo adesso per iscritto l'incontro al Procuratore della Repubblica come persone a conoscenza di reati e di fatti rilevanti. Non ritengo che dobbiamo chiedere al prefetto l'intervento, ma alla Procura della Repubblica. Il prefetto doveva e dovrebbe agire nel momento in cui si stava perpetrando una cosa che amministrativamente non andava. Qua ormai c'è il reato è stato consumato. Gli agrigentini a questo punto vogliono comprendere come si sia potuto portare in gara un progetto esecutivo che di fatto non solo non aveva avuto il nulla osta paesaggistico, l'autorizzazione paesaggistica, ma addirittura non era mai neppure stato portato in soprintendenza. Il sindaco di Agrigento, Francesco Micichè, non commenta ma annuncia che terrà sul tema del progetto una conferenza stampa senza però specificare alcuna data. Cerami è un comune di un migliaio di abitanti nella provincia di Enna. Potrebbe diventare esempio di riscatto e di contrasto allo spopolamento. Il cantautore Mario Incudine infatti lancia un progetto teatrale e musicale che dal mese prossimo potrebbe fare proprio di Cerami un polo di attrazione. Ci racconta tutto Roberta Lunghi. Scegliere il sud per rimanerci, anche se questo sud ha il volto di Cerami, solo 1000 abitanti nella provincia di Enna, comune che vive un progressivo spopolamento. Ogni luogo, anche piccolo e poco collegato con i paesi della stessa provincia, può diventare un gioiello prezioso per un riscatto che passa da iniziative di aggregazione e di cultura. Cerami e il suo teatro da febbraio saranno un punto di partenza perché curesta a rinesci, parola di Mario Incudine, che è motore della nuova iniziativa voluta dall'associazione ACERS. Curesta Rinnesci parte dalle periferie, parte da un paesino al centro della Sicilia, a Cerami, e questo per me è rivoluzionario, perché se la rivoluzione parte, diciamo così, dai margini, ha più forza. Un corso di teatro e musica per ragazzi per creare un'orchestra giovanile, poi una vera e propria residenza teatrale con prove aperte al pubblico. Da febbraio Cerami sarà un pullulare di presenze in arrivo dai paesi vicini, più noti e popolati come Troina e Nicosia, per confrontarsi anche con personalità della cultura e del teatro. Noi da Cerami, grazie alla musica, grazie al teatro, ma soprattutto grazie all'identità siciliana, vogliamo rilanciare un nuovo brand della Sicilia per riappropriarci della nostra identità. E se ci riappropriamo della nostra identità partendo dal cuore della Sicilia, conquisteremo tutta l'Italia. Palazzichini di ricchezza, un mare di bellezza, sta terra è una picciotta, casa sciogli la gezza. E proprio a Cerami Mario Incudine ha presentato in anteprima la sua Resto al Sud, nata con il sostegno delle Vie dei Tesori. Immancabile il ritmo e un altro irrinunciabile tesoro, il dialetto. Popolo, levateci un passaporto, a tavola un ne mangia, a un letto un ne dormi, è sempre ricco. Un popolo diventa povero e servo quando ci arrobbono la lingua, addutata delle pace, t'hanno è perso per sempre. E me ne accorgi ora, mentre accordo a chitarra du dialetto, che perdi una corda lo giorno. Allora ci fermiamo per una breve pausa, poi un'ampia pagina di sport e soprattutto di calciomercato.
ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Parliamo di calcio. Il Catania si avvia verso un periodo cruciale. La vittoria contro il Brindisi farà da viatico a due trasferte importanti: a Picerno contro la seconda in classifica, poi a Rimini per la Coppa Italia. Intanto il mercato dipende molto dalle cessioni. Ci racconta tutto Marco Carli. Un gennaio già decisivo per il mercato, certo, ma anche per il proseguo della stagione. Il Catania, che finora ha viaggiato sull'altalena, ha trovato con il Brindisi indicazioni positive dopo la rivoluzione, che è ancora in atto, in termini di uomini e con tanti nuovi in campo, ma adesso vuole conferme, perché i prossimi avversari da affrontare in trasferta sono la sorpresa del campionato Picerno e il Rimini per l'importantissimo match di andata della semifinale di Coppa. Chiarella, dopo il gol di sabato, vuole continuare ad essere importante. Speriamo che da qui, non solo la mia stagione, la stagione di tutto il Catania, prenda una svolta decisiva. E in mezzo all'impegno agonistico c'è il mercato, che va avanti. La società deve concentrarsi un po' di più sulle uscite, perché al momento, diciamo, ci sono state 7 ingressi e, se non sbaglio, 3 uscite, quindi in questo momento siamo 30, più di 24 in rosa non possiamo averne. Si rischia magari di avere 6 giocatori oltre che possono limitare gli investimenti che la società è ancora pronta a fare. Oltre alle cessioni si parla di giocatori che possono interessare. Sturaro, per dirne uno, si è proposto, ma va verificato se ci sono le condizioni o se ci sono altre squadre che raccolgono l'interesse del giocatore. Sulle cessioni Dubisca, Salafera al Pisarò, ma andrà via anche Marsura, che può entrare in uno scambio, e poi Rizzo, Mazzotta, De Luca e Popovic, oltre forse alla Dinetti. Poi da verificare le posizioni di Rocca, che con il 3-4-1-2 potrebbe diventare meno funzionale nonostante le grandi qualità, e Chiricò, di cui si vocifera da tempo, ma sono posizioni che andranno appunto verificate dopo Rimini. Con la vittoria di Caserta, il Messina esce dalla zona play-out con 2 punti di vantaggio sulla Turris. Al pinto buona prestazione dei giallorossi, che domenica prossima riceveranno la visita del Taranto. Sergio Volosi. Il primo successo dell'anno regala al Messina emozioni in attesa in classifica, con un +2 sulla quintultima posizione, e tiene salda la panchina di Modica. La squadra ha tirato fuori orgoglio, concentrazione e motivazioni, complice anche una prestazione della casertana disarmante e ben lontana dagli attuali 38 punti e dal ruolo di vice capolista. Dopo 2 pareggi e la sconfitta di domenica scorsa contro l'Audace Cerignola, il Messina torna in corsa per la salvezza diretta, trascinato dalle invenzioni di Rosafio, dalla doppietta di Emmausso e da una buona solidità difensiva. Il 4-2-3-1 di Modica, figlio anche delle assenze e delle conseguenti necessità, ha finito per complicare i piani dei rossoblù, quasi mai in partita se non nella parte iniziale. 10 occasioni per il Messina, di cui 2 trasformate, forniscono l'esatta dimensione della prestazione giallorossa con gli avversari che non perdevano dal 16 ottobre, quasi 3 mesi fa, anche in quel caso al Pinto, sempre 0-2, ma contro l'Avellino. Inizia un'altra settimana di mercato e la società è chiamata a potenziare l'organico per evitare nuovi clamorosi tonfi e la pericolosa lotteria dei play-out. La squadra e Modica hanno lanciato dal campo un segnale chiaro al presidente Sciotto, chiamato a rispondere in termini concreti, perché il Messina di Caserta, con i giusti rinforzi, può centrare la terza salvezza della sua travagliata ed infinita gestione societaria. Questa era l'ultima notizia, il telegiornale finisce qui, allora non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata.